Quando l'operaio gli è dato il posto di lavoro, si pretende da lui che sia nella piena integrità fisica e psichica. Lo esigono le tecniche della produzione moderna. La sempre più smisurata sete di guadagno e di potenza dei padroni impone ritmi e condizioni di lavoro che bruciano in pochi anni l'integrità fisica del lavoratore. Un operaio a 40 anni è già vecchio, viene tolto dalla produzione e destinato a lavori secondari con minore guadagno. In breve, oggi la classe operaia si vede costretta a lottare non solo per salari più adeguati alle esigenze della vita, ma anche e soprattutto per difendere la propria salute, minacciata fortemente dalle nuove tecniche dello sfruttamento. Per potersi garantire condizioni di lavoro umane, l'operaio deve oggi conquistare un reale potere nella fabbrica. Potere di decidere carichi, ritmi, condizioni e orario di lavoro. Potere di determinare una produzione al servizio dell'uomo, contro i padroni che vogliono l'uomo al servizio della produzione, che vogliono fare dell'operaio un ingranaggio efficiente e preciso del meccanismo anonimo della moderna industria. Rogliefossi di Pallanza, dicembre 1967. I sindacati firmano per il reparto filatura un accordo con la direzione che porta da 210 minuti a 300 minuti per turno il tempo di intervento attivo, cioè di lavoro effettivo sulle macchine. In questo reparto le condizioni di lavoro sono impossibili. La temperatura è di 35-40 gradi e la percentuale di umidità è del 70-80%. L'accordo prevede che i 300 minuti siano raggiunti gradualmente. Quando i 300 minuti vengono raggiunti, gli operai scendono in sciopero spontaneamente. È giugno 1968. Questo sciopero non avviene solamente contro i padroni, ma anche contro i sindacati, che hanno firmato un accordo che gli operai solo nella impossibilità fisica di sopportare. Gli operai capiscono perciò che non si possono mettere nelle mani dei sindacati, ma che devono essi stessi organizzarsi autonomamente e imporre poi ai sindacati la propria volontà. Comincia così a prendere forma questa nuova coscienza operaia nella fabbrica, che in questa fase, più che prendere una veste organizzativa, come i comitati di base, per esempio, assume un metodo di lavoro, il metodo della discussione collettiva. Gli operai discutono tutti insieme la propria richiesta delle forme di lotta per sostenere. Questo per ora nei reparti più colpiti dai nuovi carichi di lavoro. Parallelamente, un comitato operai e studenti inizia una fitta discussione teorica sulla esigenza di organizzazione autonoma della classe operaia, che trova un fertile terreno di applicazione nella fabbrica, in cui gli operai maturano velocemente la coscienza che devono essere loro i protagonisti e i dirigenti della lotta. Autunno-inverno 1968-1969 è il periodo degli scioperi nazionali per pensioni e zone salariali. Alla Rogliefossi si sciopera anche per l'economia della zona e per difendere un attivista spostato di reparto per rappresaglia. Sempre più marcatamente gli operai assumono la direzione dell'agitazione. I picchetti davanti alle portinerie si fanno sempre più duri e con partecipazione operaia numerosa e sempre crescente. I studenti iniziano una loro fattiva collaborazione con gli operai. Nell'ultimo sciopero di questa serie non si concede più alla direzione il numero di operai per mantenere in funzione al minimo gli impianti. È un atteggiamento molto duro. Dimostra che la volontà di lotta degli operai è forte. Aumentano anche le pressioni padronali, premi antisciopero di 20.000 lire al giorno e repressione disciplinare nei reparti mirano a spezzare il fronte di lotta operaio. Ma gli operai rispondono ad ogni intervento della direzione con sospensioni immediate del lavoro. Si riprende a lavorare solo quando il provvedimento ritenuto ingiusto viene ritirato. Questa presenza di lotta operaia in ogni momento della vita di fabbrica è la prova per il padrone che il potere reale degli operai nel reparto sta crescendo velocemente e che ben presto farà esplodere i problemi di fondo del rapporto di lavoro, carichi, ritmi, condizioni, organiche. In certi reparti ormai non è più la volontà del caporeparto, dell'ingegnere, del direttore che si afferma,
ma quella degli operai. Lo scontro, la prova di forza sono vicini. La direzione sospende dal lavoro tre operai, tra i più attivi nelle agitazioni. Il reparto si ferma immediatamente. Si convoca l'assemblea generale di fabbrica che decide sciopero ad oltranza. Si riuniscono le assemblee di reparto che spendono ciascuna la propria piattaforma rivendicativa. Le rivendicazioni di reparto confluiscono in una piattaforma generale rivendicativa della fabbrica che viene presentata ai padroni. Il punto centrale delle richieste è la diminuzione dei carichi di lavoro, un obiettivo che dà alla lotta un carattere nuovo. Questo per noi è stato un momento difficile. Si trattava di mobilitare i 4.200 operai della fabbrica in una lotta dura e pericolosa, su obiettivi che non erano la solita rivendicazione salariale, ma che mettevano in discussione il potere del padrone nella fabbrica. Fino a quel momento ci avevano pagati per renderci sempre più schiavi. Da quel momento rifiutavamo la nostra condizione di schiavi. Per avere forza sufficiente per questa battaglia, gli operai dovevano essere tutti protagonisti e per far questo dovevano liberarsi dall'abitudine di delegare tutte le decisioni al sindacato, che fino ad allora ci aveva regalato lotte deboli, accordi di compromesso, quasi sempre favorevoli al padrone. A questo punto non doveva più essere il sindacato a dirigere gli operai. Da questo momento dovevano essere gli operai a imporre la propria volontà al sindacato. Così è stato. Gli strumenti di questa nuova forza operaia sono stati l'Assemblea Generale degli Operai, che ha preso tutte le decisioni importanti, e le assemblee di reparto, che sono state uno dei momenti più alti di democrazia operaria. Queste assemblee hanno avuto discussioni vivaci, tutti dicevano il loro parere. Queste assemblee, che dovevano decidere le rivendicazioni del reparto da presentare all'Assemblea Generale, hanno permesso, primo, di prendere coscienza collettivamente dei propri problemi, secondo, di avere quindi una piattaforma rivendicativa solida, terzo, di avere una larga mobilitazione per la lotta. Io lotto di più, lotto meglio, se lotto per un obiettivo che ho scelto io, che non mi è stato calato dall'alto. Queste assemblee, cioè, hanno permesso di liberare la forza collettiva degli operai, che avevano la coscienza e la convinzione di quello che facevano. Abbiamo capito questo, in sostanza, che la massima democrazia nelle decisioni vuol dire massima partecipazione alla lotta. Lunedì 3 marzo 1969, la direzione della Rodiatoce, consigliante sugli altri punti, non accetta di trattare il problema di fondo, la rivendicazione che qualifica tutta la lotta, il problema dei carichi di lavoro. La risposta operaia è immediata. L'assemblea decide che se entro l'indomani a mezzogiorno non vi sarà accordo su tutti i punti, la fabbrica sarà occupata. L'indomani, di fronte all'unione industriale, dove si svolgono le trattative, manifestano gli operai. Il clima è teso. Non appena l'ora stabilita è trascorsa, gli operai richiamano fuori i rappresentanti sindacali. La fabbrica viene occupata. Quando siamo entrati ad occupare la fabbrica, abbiamo sentito per la prima volta veramente che lo scontro era politico. Non si trattava più di salario o di condizioni di lavoro, ma la nostra volontà, la volontà dei lavoratori della Rodia, si scontrava con la volontà dei padroni. Era una prova di forza, uno scontro frontale. Chi vinceva sarebbe stato più forte dopo, avrebbe avuto più potere. Ricordo dei compagni che dicevano: se perdiamo, questa volta mi licenzio, non si potrà più vivere in quella fabbrica. Ma tutti in quel momento hanno capito quel che c'era in gioco. Basti dire che più di 2.000 operai hanno partecipato in modo attivo all'occupazione, cioè ai picchetti interni ed esterni di sorveglianza.
lo slogan più gridato nelle manifestazioni, potere operaio, non restava slegato da ciò che pensava ciascuno di noi. Credo che in quel momento abbiamo sentito di essere una classe. La partecipazione così numerosa alle assemblee, alle manifestazioni, ai blocchi stradali ci ha fatto sentire forti. Lottavamo con gioia persino, contro chi per anni ci aveva umiliati. Ogni paura individuale era sparita di fronte alla forza che rappresentavamo tutti insieme. Marzo 1969. Appena occupata la fabbrica, il comitato di occupazione si affianca al comitato di lotta, nato all'inizio dello sciopero. Il primo coordina il lavoro all'interno dello stabilimento, il secondo promuove azioni di lotta all'esterno e i rapporti con le altre fabbriche e la popolazione. Insieme formulano le proposte e l'assemblea che decide. Gli studenti e altri che individualmente avevano dimostrato di poter dare un contributo senza tentare di strumentalizzare o egemonizzare, entrano nel comitato di lotta, che rappresenta così la sintesi politica delle forze presenti. Dopo l'occupazione, infatti, la lotta si doveva trasformare. Nella fabbrica si era fatto il massimo, si era occupato. Ora bisognava estendere il fronte dello scontro coinvolgendo altre fabbriche, altri ceti sociali, per sviluppare la maggior forza possibile contro i padroni e contro lo Stato. La tendenza più forte era verso il ricrudimento delle forme di lotta, verso lo scontro di piazza. La classe operaia sente necessario questo scontro per risolvere questioni di potere e di tempi. Le resistenze più forti venivano dai sindacati e dal comitato di occupazione, perché composti in gran parte da commissari di fabbrica, perciò più facilmente influenzabili dai sindacati. Il comitato di lotta, più vicino agli operai, preso tra due fuochi, esercitò una funzione di sintesi. Ma nell'assemblea generale le proposte di azione uscivano spontanee. Si approvavano e si eseguivano. L'assemblea aveva autorità e forza per farlo. Chiamati a scioperare gli studenti, si fece una grossa manifestazione con blocchi stradali in città. Si preparò uno sciopero generale della zona che riuscì molto bene e nel frattempo si aumentò il numero e la durata dei blocchi stradali fino a bloccare per due ore, in un momento di grande traffico, la strada del Sempione. Fu persino perquisito un albergo dove si diceva vi fosse una riunione tra comitati e padroni. Carabinieri e polizia non si fecero vedere e lo scontro non si fu. Si presero contatti con gli operai di Villa D'Ostola, dopo il centro industriale, con forti tradizioni di lotta, col fine di creare anche lì le condizioni per una lotta sui problemi dei carichi, ritmi e condizioni di lavoro. Problemi oggi comuni a tutti gli operai. Il centro coordinatore di tutta questa attività era il Comitato di Lotta, un organismo prevalentemente politico, e non più la Camera del Lavoro, organismo sindacale. I partiti politici, rimasti fino allora esterni alla lotta, tentarono un inserimento in grande stile, con un'assemblea di parlamentari e di amministratori locali. Ma i parlamentari furono tutti, chi più, chi meno, fischiati, e le loro proposte, slegate dalla lotta, rifiutate. Si rifiutò di andare a Roma in delegazione a dimostrare davanti al Parlamento. Si rifiutò di andare a trattare al Ministero del Lavoro. Andare a Roma, dissero gli operai, significava togliere dalla lotta i compagni più combattivi per le trattative. La Rovigliatocchi non doveva fare altro che accettare le richieste dei lavoratori.
Più i giorni passavano, più la combattività degli operai si estendeva. Si sarebbero bloccati i traghetti, la ferrovia e altro. Si diffondeva uno spirito di lotta partigiana. Occorreva far muovere anche gli operai di Viradottola. A questo punto la direzione della Rosa Croce cede, i sindacati firmano l'accordo, si esulta, è la vittoria. Gli operai hanno vinto la loro battaglia. Una bandiera rossa viene issata sulla più alta ciminiera dello stabilimento. Dopo la manifestazione finale, molti di noi sono andati coi vecchi partigiani in montagna a ricordare i caduti della resistenza. E il Vietnam, come accostamento ideale, è stato sempre presente. Ma ciò che io credo sia veramente importante è che gli operai, dopo la conclusione vittoriosa della lotta, non hanno smobilitato. In Rode abbiamo scoperto la nostra forza. La nostra forza sta nel discutere tutti insieme cosa vogliamo e come fare per ottenere quel che vogliamo. Le assemblee di reparto continuano. Ogni volta si arriva a qualche decisione che diviene nuovo obiettivo di lotta. L'accordo fatto al termine dei 15 giorni di occupazione, per esempio, è già stato migliorato. Il comitato di lotta continua a lavorare e si è posto come compito principale quello di ottenere che la volontà rivendicativa e politica che gli operai dimostrano di avere abbia una sua forma organizzativa autonoma, che ne faccia una realtà permanente della fabbrica. Questi organismi dovranno saper collegare la lotta per il potere nella fabbrica con la lotta generale per il potere in tutto il paese. Noi sappiamo che non risolveremo solo nella fabbrica, cioè solo sul piano rivendicativo i nostri problemi, ma pensiamo anche che il potere dei padroni ha le sue radici nello sfruttamento in fabbrica. Se tagliamo le radici sarà più facile abbattere l'albero. Il miglior modo perciò di prepararsi politicamente per abbattere l'albero capitalista è lottare oggi nelle fabbriche per restituire le radici. Io penso che alla Rosia su questo piano la lotta continua. Questo film è presentato da un gruppo che si propone di promuovere un cinema militante